Sono io che vi ringrazio, il mio è un incoraggiamento per il lavoro che state facendo, un lavoro molto importante, ed è un incoraggiamento soprattutto che voglio legare al fatto che qui, insomma, qui si è dal cuore una grande opportunità italiana, perché il nostro paese, l'ho capito, l'ho scoperto in questi mesi di lavoro, in cui ho fatto anche l'ambasciatore dell'Italia e dell'estero, è un paese che ha una capacità di attrazione straordinaria, il soft power di cui noi godiamo secondo me non ce l'ha nessun altro. E tante volte, troppe volte mi sono sentito ripetere, andando all'estero e spiegando le occasioni che noi offriamo, soprattutto facendo con l'ambasciatore dell'Expo, che per noi è una grande opportunità, mi sono sentito sempre ripetere la stessa identica frase, ripetuta in modi diversi e ripetuta in tante lingue diverse, che suona all'incirca così. Voi siete i più attrattivi, i più, come si dice da mia parte, più grandi, siete più uguali. Se foste anche organizzati e affidabili, non vi batterete nessuno. Che suona tremenda, no? Come frase, come si diceva quando giocava a pallone, generoso, no? Quando si dice uno che è generoso. E io penso che questa nostra caratteristica dobbiamo girare in positivo invece. E dobbiamo unire a questa capacità di attrazione straordinaria che l'Italia ha, dobbiamo unire appunto l'affidabilità e la capacità di mantenere l'impegno, l'organizzazione. E qui siamo un po' a cuore di tutto questo, perché è una specie di conto alla rovescia da qui al maggio dell'anno prossimo. A maggio dell'anno prossimo questo sarà veramente il centro del mondo. Io, insomma, non voglio esagerare con le parole, ma è veramente così. Me ne sono reso conto, se insomma, ne ero abbastanza convinto, 10 giorni fa, quando sono stato 10 giorni fa, a visitare la città che ospiterà l'Expo dopo Milano, che non è proprio una città qualunque, perché Dubai è proprio diventata la nuova capitale del mondo da tutti i punti di vista. E mi sono reso conto lì che cosa vuol dire sentirsi, e loro saranno nel 2020 il centro del mondo. E quindi io penso che dobbiamo essere più consapevoli anche noi, qui, della grandissima opportunità che per tutto il nostro paese, per Milano, ha ciò che attorno a qui si svilupperà. Ci sono da adesso ad allora una serie di grandissime occasioni che rappresentano una specie di avvicinamento all'Expo. La prima è quella che si apre domani l'altro. Purtroppo domani l'altro non posso esserci, ma ho approfittato di questa presenza e di questa occasione, di questa volta del Pontevano, per venire per visitare anche diciamo, il cantiere della BIT al quale state lavorando, perché quell'occasione sarà importantissima perché molto semplicemente la BIT cosa fa? Vende il turismo italiano, vende l'opportunità del turismo italiano. E io penso, adesso la voglio dire molto semplice e banale, che l'occasione dell'Expo è la più grande occasione turistica per il nostro paese, forse dopo l'anno santo e i campionati del mondo di calcio, non ricordo altre occasioni forti come nel passato recente, come sarà l'Expo per il turismo. E però torna al ragionamento che facevo prima. E non è che si può arrivare all'appuntamento dell'Expo senza essere in grado di avere tutto ciò che di organizzativamente possiamo mettere in campo per sfruttare tutte le opportunità turistiche. Mi ha colpito vedere a Dubai come già oggi stanno facendo i conti, i programmi su come sfruttare turisticamente tutto quello che per loro sarà fra 6 anni, quindi un tempo, se io penso, Beppe, 6 anni fa mi era un attimo lo spavento. E penso che lì stanno già ragionando tra 6 anni come sarà, e quindi mi dico che questa vicenda del turismo è una vicenda rispetto alla quale veramente l'opportunità è grande, e quindi la BIT di quest'anno sarà una BIT molto particolare, è la BIT dalla quale dipende poi il successo
dell'Expo l'anno prossimo, nel senso che è evidente che poi la vita dell'anno prossimo sarà proprio sotto l'evento per riuscire a incidere in modo. Adesso siamo in grado di programmare e credo che il successo della vita di quest'anno voglia dire poi il successo dell'Expo. E sono qui quindi a dare un messaggio di forte di input, di bocca al lupo, ovviamente per il lavoro e l'apprezzamento per il lavoro che stanno facendo e perché la vita quest'anno sia veramente uno straordinario successo. Se lo è, allora veramente abbiamo messo le basi perché anche Expo possa sfruttare tutte quelle potenzialità che il campo del turismo sicuramente può sfruttare. Ho citato la Vitter perché è la più vicina, ma poi ce ne avete una dopo l'altra e saranno tutte fondamentali, importanti, dal moto all'immobile, però mi soffermo su questo punto del giovedì prossimo, di mai l'altro, perché è intimamente collegato col successo dell'Expo che abbiamo di fronte. Andiamo avanti un poco meno di un anno e mezzo e saranno dei mesi molto intensi per riuscire a far sì che quello che può essere un successo sia un successo ancora maggiore rispetto a quello che ci aspettiamo. Io quindi voglio semplicemente, oltre a ringraziarvi perché so che state facendo i salti mortali perché tutto riesca a funzionare in questo lavoro preparatorio, anche a dirvi quanto il successo di tutti gli avvenimenti che qui ospiterete, ai quali qui lavorerete in questi mesi, è determinante perché l'anno prossimo sia moltiplicatore positivo. Lo dico perché dobbiamo essere sempre in questo Expo è diverso da un'Olimpiade e qui dobbiamo essere molto consapevoli. L'Olimpiade è sempre un successo, nel senso che poi sono gli atleti, poi alla fine le cose devono funzionare, quello che è garantito è lo spettacolo fanno gli atleti. L'Expo non è così. L'Expo ha un coltello che ha due lame e noi dobbiamo essere in grado una faccia, due facce della medaglia, noi dobbiamo essere in grado in quello spazio di opportunità che ci viene dato nella comunicazione globale del mondo che avremo per 5 mesi, noi dobbiamo essere in grado di veicolare un messaggio positivo, dobbiamo veicolare il messaggio che le cose funzionano e che oltre a essere simpatici, attrattivi e tutto il resto siamo anche affidabili e organizzati. E siamo qui a Milano proprio per questo, se non sono affidabili e organizzati qui non vedo come possano funzionare altrimenti le cose e quindi io sono veramente a farvi un ringraziamento e un fortissimo incoraggiamento. Adesso visiterò le aree sia quelle che stanno all'esterno della BIT e poi naturalmente sarà un altro passo al cantiere dell'Expo, come ho già fatto altre volte nei discorsi. Penso che in questi mesi di lavoro l'Expo abbia, perlomeno per quanto mi riguarda, è stato un punto di riferimento continuo, perché so quanto bisogna concentrarsi su pochi messaggi, cioè anche se l'Expo se ci si disperde, secondo me è un errore profondissimo. Viceversa, se riusciamo a concentrarci e a veramente mobilitare tutte le energie e tutte le risorse, io credo che il successo è sicuramente acquisito. Mi chiedo quindi veramente un grandissimo sforzo in questi mesi che vengono e ve lo dico perché questo vostro sforzo è al centro della grandissima occasione per il nostro paese. Quindi penso che sia anche una motivazione in più per svolgere il proprio lavoro e ovviamente per far parte di una grande comunità, di una grande famiglia, che è quella della Fiera di Milano, che ha i suoi primati, ma sapendo anche che è una competizione incredibile nella quale operano le fiere, non c'è nulla di scontato, penso che non lo dovete raccontare meglio di quanto lo possa dire io, e in cui soprattutto ogni centimetro è conquistato con veramente con sudore e bisogna tenerlo dove l'ho conquistato, con ogni sforzo di andare a pescare altre opportunità da altre parti, ogni possibile collaborazione con altri nel mondo e qui vuol dire essere in grado di correre e spostare sempre l'obiettivo davanti. E quindi in questo senso vi voglio garantire il fatto che almeno
per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, il governo è totalmente impegnato perché tutto questo sia il miglior successo possibile e perché soprattutto questo generi ricchezza, fonte di lavoro e attrattività per il paese. Nel momento in cui la crisi è ancora morte, noi abbiamo bisogno di cogliere l'opportunità per trasformarla in fonte di lavoro, in capacità di attrarre investimenti, capacità di generare ricchezza che possa poi diventare investimento a sua volta, e questo può avvenire soltanto se siamo in modo. Questi sono ristoranti, sì, sono fissi. Abbiamo un altro? Sì. L'ultimo giorno di notte c'è un piede tutto reso, qui sembra tutto di là, poi trovo qui a scendere lì, ci sembra. Aspettate leggermente, grazie. Presidente, lei ci torna all'Expo l'anno prossimo da Premier? Adesso parliamo. Sono più giovane milanese. Allora, buongiorno a tutti, grazie se vi accomodate un secondo. Perfetto, grazie. Oggi il Presidente Enrico Letta ha voluto onorarci di questa sua visita a questo cantiere in allestimento per la BIT, che come sapete aprirà dopodomani alle ore 9 e dove ci aspettiamo 1500 espositori e 30.000 grandi buyer che verranno non solo a comprare l'Italia, ma quest'anno verranno a comprare una cosa importante che è il più grande progetto turistico del nostro paese e anche il più grande progetto infrastrutturale del nostro paese, che è Expo 2015. Quindi direi lascio la parola al Presidente Letta, poi ovviamente siamo disponibili a qualsiasi vostra domanda. Grazie. Grazie, l'occasione di oggi è un'occasione per dare un duplice messaggio, ovviamente il messaggio principale è quello di Expo vuol dire, come sapete, la più grande opportunità che l'Italia possa avere in questi anni, Expo vuol dire un'opportunità che funzionerà se la sfruttiamo al massimo. Expo sarà la più grande occasione per il turismo italiano e siccome la BIT è la più grande occasione per riuscire a vendere bene tutte le occasioni del turismo italiano, bisogna che quest'anno la BIT venga non bene, benissimo, che sia un successo e questo successo sarà un successo che moltiplicherà le occasioni per Expo. Motivo per il quale, non potendo venire giovedì qui, sono venuto qua oggi e in questo giro che abbiamo fatto, il messaggio molto forte che da qui voglio dare un messaggio perché la BIT di quest'anno sia effettivamente un successo. Turismo vuol dire per noi la grandissima opportunità di sfruttare al massimo Expo, di far sì che ci siano il maggior numero possibile di visitatori che da tutto il mondo vengano a scoprire l'Italia e che ovviamente tutto questo sia moltiplicazione di posti di lavoro, moltiplicazione di ricchezza per il nostro paese. Adesso andrò a visitare anche e a fare un rapido punto della situazione dei lavori di Expo. Sapete che è una cosa alla quale tengo molto, ho sempre tenuto molto e eccezionalmente ho portato anche il sole oggi per riuscire a fare questo sopralluogo con tutte le migliori condizioni, diciamo, climatiche possibili. Ma naturalmente ho voluto legare le due cose perché sono intimamente collegate. Il successo della BIT, che è un'occasione così straordinaria, vuol dire la moltiplicazione delle opportunità Expo. E mi sono convinto in tutti gli incontri che ho avuto in questi mesi fuori che il nostro paese è un paese che ha un soft power straordinario, una capacità di attrazione straordinaria. Tutti però mi hanno sempre ripetuto, se però. Attenzione, ricordiamo, è un'esposizione.
Renzi non sarebbe successo. Allora, voglio ricordare per l'appunto la cosa essenziale: se uniamo la capacità di organizzazione, affidabilità alla nostra naturale capacità di attrazione, secondo me non ci batte assolutamente nessuno. Questo lo dico perché il lavoro che qui si sta facendo è un lavoro al quale io sono convinto che il successo arriverà, proprio perché si uniscono questi due aspetti: alla capacità di attrazione unire la capacità di organizzazione e la capacità di affidabilità. Ed ecco perché sono venuto qui oggi, ecco perché ho voluto dare questo messaggio, che spero possa servire alla BIT come una sorta di battesimo e pre-inaugurazione, pre-apertura, perché sia veramente una BIT di successo quest'anno, ancora più di quanto normalmente è. Ecco perché adesso insieme a Beppe Sala faremo il punto sulla situazione dei cantieri, sulla necessità anche di normative e di altre scelte di cui abbiamo bisogno. Sono qui anche perché mi ha molto colpito vedere il tasso di orgoglio e di investimento che negli Emirati Arabi, quando sono stato 10 giorni fa, ho visto sull'Expo che seguirà l'Expo di Milano. Dubai 2020, ho capito che forse anche noi abbiamo qualcosa da cogliere, c'è lì una concentrazione attorno a questa grande opportunità che anche loro sono riusciti a conquistare già 6 anni prima, con un impegno straordinario, e io penso che noi che siamo a un anno di distanza praticamente, dobbiamo veramente mettercela tutta, e il mio appunto è stato un incoraggiamento a tutti i collaboratori della fiera, che hanno un ruolo così fondamentale perché riescano bene tutti i passaggi da adesso in poi, perché funzioni la BIT e sia la BIT il successo necessario, e naturalmente perché poi tutte le scadenze dell'Expo vengano rispettate. Mi fermo qui, poi come sapete mi sposterò dopo per l'inaugurazione del grattacielo dell'Unicredit, e quindi anche lì avrò occasione poi per aggiungere alcune parole. Però qui il messaggio sul quale volevo soffermarmi molto forte a questi due messaggi: il turismo moltiplicatore di opportunità per l'Expo, che sarà la grande occasione italiana, e a questo aggiungo anche che, come sapete, rispetto al programma di governo avevo annunciato ed è pronto il decreto valore turismo, un decreto al quale teniamo molto perché verrà poi, se ne parlerà in BIT con la presenza poi del Ministro. È un decreto che ha al suo interno una serie di fortissimi incentivi, incoraggiamenti, semplificazioni che devono aiutare il lavoro di tutti gli operatori turistici. Il decreto valore turismo, che appunto è pronto ed è pronto per essere approvato poi dal Consiglio dei Ministri, sarà approvato nei prossimi giorni dal Consiglio dei Ministri, è un decreto che vuole dare proprio questo messaggio, e mi è sembrato importante qui in fiera, attorno a tutti questi stand che sono in allestimento, che raccontano il bello del turismo italiano, citare questo punto che ritengo molto importante, sarà uno dei punti dei prossimi giorni dell'attività di governo. Punto. Io mi fermerei qui, se ci sono domande. Scusate, approfitto della vostra presenza per dire due cose molto specifiche sull'Expo, cioè degli italiani è in grave disagio economico, e voi siete impegnati, diciamo, in questo duello con Renzi, almeno così sembra fuori, no? Giovedì c'è la direzione del PD e Renzi dice che avete delle batterie scariche. Come si inquadrano entrambe le cose? Come si conciliano? No, lei fa un collegamento che è sbagliato. Noi stiamo lavorando, io sto lavorando e stiamo lavorando esattamente per venire incontro a questa situazione di difficoltà che da tempo purtroppo il nostro paese sta vivendo. Expo sarà una grande occasione per creare posti di lavoro, io la vedo così. Voglio sottolineare quello che ha detto adesso Beppe Sala. Se vogliamo cogliere fino in fondo tutte le opportunità, quella dei lavori per i padiglioni
per i 100, per i 62 e per i 140 presenze di tutti i paesi, si fanno adesso, i giochi si fanno adesso, quindi le imprese italiane che sono in condizioni, hanno voglia, forza, hanno il know-how, la tecnologia per farcela, secondo me è bene che colgano l'appello che Beppe Sala ha fatto oggi, è una specie di grande asta, di grande occasione che c'è di fronte, e io insomma faccio mie le sue parole, ci sono tanti posti di lavoro possibili e disponibili per le aziende italiane, bisogna che vengano, bisogna che abbiano e prendano i contatti giusti con tutti i diversi padiglioni che adesso devono costruire la loro presenza, e credo che questo sia assolutamente fondamentale. Penso anch'io, come ha detto adesso Beppe Sala, che è bene che si facciano avanti, che non aspettino, perché altrimenti saranno altri a cogliere le occasioni che ci sono. Si profila, Presidente, anche l'ipotesi di una crisi di governo, di un cambio di governo. Lo chiedo lei anche a Sala, che conseguenze avrebbe sull'Expo una crisi adesso? Guardi, io lavoro con l'occhio puntato agli obiettivi delle cose da raggiungere. Aggiungo anche che nelle prossime ore presenterò il patto di coalizione, la mia proposta di patto di coalizione ai partiti che sostengono il governo. Proporrò un patto di coalizione molto centrato sul tema del rilancio economico, quindi sono convinto che tutto questo va esattamente nella direzione del successo di un'opportunità come quella dell'Expo, alla quale non smetto di ripetere mi sento legato, ma sento soprattutto che il Paese debba essere profondamente legato, quindi credo che si vada nella direzione giusta. Il PD l'appoggia? C'è la questione delle infrastrutture, c'è una questione che sembra aggiungersi, quella degli aeroporti, ma il pensellinate rischiamo di arrivare al 2015 non si sa con quale sistema aeroportuale. Sulle infrastrutture il ministro Lupi ha risposto in modo molto puntuale, la volontà da parte del governo insieme alla Regione Lombardia, insieme al Comune, è quella di far sì che ci sia il rispetto di tutti gli impegni e il raggiungimento degli obiettivi infrastrutturali che sono fondamentali perché si riesca a cogliere questa opportunità e che ovviamente tutto funzioni, perché la mobilità sarà fondamentale in quel momento. Quindi confermo questo impegno e penso che siano scadenze e impegni che si possono assolutamente rispettare. E ne abbiamo parlato anche l'altro giorno in modo concreto e definito, punto per punto. Per quanto riguarda l'INATA e Malpensa, voglio qui sottolineare che la discussione che negli ultimi giorni ha preso piede, come spesso capita in Italia, è una discussione che nasce da una grande cosa positiva. Il grande fatto positivo è l'interessamento di una grande compagnia mondiale emergente a un merger con Alitalia, che è appunto Etihad. Questo è un fatto positivo e sarà un fatto positivo anche per Expo, perché se il nostro paese vuole cogliere tutte le opportunità deve presentarsi con una compagnia aerea di bandiera globale di successo, e l'operazione, il merger con Etihad, secondo me è questa occasione di successo. Ci abbiamo lavorato tanto e quindi io la voglio assolutamente sottolineare come tale, ed è evidente anche che questa operazione sarà fondamentale per la Lombardia tutta. Le dichiarazioni anche di queste ultime ore dimostrano che c'è la volontà di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze di Malpensa e quelle di Linate. Sono convinto che questo equilibrio si troverà. Però anche qui partiamo dal vedere il bicchiere mezzo pieno. Il bicchiere mezzo pieno è che si sta andando verso la soluzione di un annoso problema qual era quello della solitudine di Alitalia. E questo avviene, secondo me, nella direzione giusta, cioè la direzione di una scelta globale, perché Etihad è un partner globale e io in questo senso penso che bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno. Si troveranno poi, sono convinto, i giusti equilibri nel rapporto tra Malpensa e Linate. Non ho dubbi che ci sarà lavoro per entrambe le strutture in una divisione di compiti, qual è quella che anche nel piano
al quale il Ministro Lupi ha lavorato, divisione dei compiti che è assolutamente naturale. Presidente, è difficile che sta riguardando diverse imprese, diverse aziende importanti del nostro territorio, parlo in particolare di Electrolux, di Senaro e della Invernizia, aziende che vogliono delocalizzare o chiudere. Come pensa di intervenire il governo? Sempre con dei sostegni economici, con dei tamponi, o pensa di creare delle politiche per risolvere alla radice i problemi di queste aziende italiane, lombarde, insomma? Lei ha citato casi che sono molto diversi tra di loro, nel senso che Electrolux è una grande multinazionale la quale ha avuto delle difficoltà sul mercato globale e quindi queste difficoltà poi dopo hanno vissuto e stanno vivendo una ripercussione sul sistema italiano, ma è una vicenda che ha a che fare appunto con una grande multinazionale rispetto alla quale il governo ha in corso un rapporto, un negoziato molto forte e abbiamo intenzione di continuare su quella vicenda a tenere, come ho sempre detto, altissima la guardia perché riteniamo che ci siano tutte le condizioni perché si possano fare quel tipo di prodotti in Italia e quel tipo di prodotti lì dove oggi vengono fatti. Per quanto riguarda le altre, tutto il resto, il piano al quale stiamo lavorando è un piano che ha esattamente la finalità di far sì che le occasioni positive che sono venute fuori dai numeri, dalle cifre di un paese che oggi vede qualche cosa girare in positivo. Oggi abbiamo i tassi di interesse che sono i più bassi da molti anni a questa parte, sui titoli di Stato a 10 anni. Era moltissimo tempo che questo non accadeva e ovviamente sono sono moltiplicatori per far sì che le cose vadano bene in termini di posti di lavoro, non sono di per sé dati che creano posti di lavoro, i tassi di interesse, soprattutto poi in un momento nel quale purtroppo l'euro forte, così come è adesso, non aiuta. Però è esattamente il tema del rilancio dell'economia, dell'occupazione, è la questione del creare le condizioni perché le imprese riescano a investire bene e a far sì, cosa che per me rappresenta l'obiettivo più grosso, che la ripresa che ci sarà sia una ripresa con occupazione e non una ripresa senza posti di lavoro, come alcuni indicatori economici o alcuni esami e analisi lasciano purtroppo intendere, e questo è lo sforzo più grosso, motivo per il quale i temi del lavoro e del rilancio economico saranno al centro, ma insomma, lo vedrete nelle prossime ore delle proposte che faremo. Presidente, temi economici grandi come l'Expo oltretutto che necessitano di una grande continuità di impegno anche politico, che a volte mal si concilia con il susseguirsi veloce dei governi. Impossibile non trascinarla su questa cosa. Ieri si è aperto un presunto scenario che ha a che fare con essere susseguito di governi nel passato. Ecco, una sua parola in merito. Le ripeto quello che ho detto prima, io voglio lavorare in continuità e domani presenterò questo, nelle prossime ore presenterò questo rilancio del patto di coalizione e nel rilancio del patto di coalizione un programma di governo per i prossimi tempi che io considero essere quello di cui c'è bisogno nel Paese, con una forte continuità con quello che abbiamo fatto fino adesso. Rispetto al scenario che si è proposto ieri, lei cosa? La risposta è quella che le ho dato. Presidente, su questo suo programma di governo, pensa di avere l'appoggio del Partito Democratico e soprattutto del segretario Renzi? Ma io, questo programma di governo, vedrete, è un programma di governo che è convincente, io sono convinto che convincerà tutti i partiti che oggi sostengono il nostro governo, compreso il Partito Democratico. Ma se ce ne fosse bisogno, lei sarebbe disposto a lasciare il posto a Renzi? Io sono convinto che il piano che presenteremo domani convincerà tutti i partiti che sostengono il governo. Presidente, lei si è impegnato su Expo dal primo giorno del suo governo, quante possibilità si dà per viverlo da Presidente del Consiglio? È una risposta, se non altro per scaramanzia non si dà nessuna risposta a una domanda di questo genere, quindi io lavoro sull'Expo perché sono straconvinto che l'Expo sia veramente la grande opportunità italiana, poi no, la provvidenza, insomma, agirà la provvidenza sulla mia sorte personale l'anno prossimo, gli anni prossimi, non lo so. Presidente, ma secondo lei il governo che ha le batterie scariche, lei le vuole ricaricare, quindi cosa farà con le batterie del governo? Penso di aver risposto su tutte queste cose.
Presidente, oggi ha incontrato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha illustrato il patto che presenterà. Abbiamo parlato ovviamente delle prospettive di governo e abbiamo parlato delle scelte che dobbiamo fare, ma come penso possiate immaginare, i colloqui con il Capo dello Stato sono colloqui che... Insomma. Presidente, ma perché lei incontra il Capo dello Stato sempre il giorno dopo? Cosa vuol dire il giorno dopo? Cioè, ci arriva sempre Renzi prima al Colle. Non penso di dover rispondere a una domanda simile. Bene, ti ringrazio, grazie. Quelle che vedi lì addirittura sono parte dei padiglioni tematici, che sono quelli che facciamo noi, dove va ad esempio... appunto dove metteremo servizi, ristoranti, bar, bagni, centri formativi e questi poi abbastanza in fretta adesso. C'è il vero tema che è un po' difficile da capire a poco tempo. Adesso siamo a 900. Qui abbiamo due affidatari. Barinetti dov'è? Quello che si vede lì? Barinetti è quello là in fondo dietro la carpenteria. Dietro la carpenteria. Mentre lo pulì in fondo c'è questa collega, si dice lì. Un po' di coraggio.